Questo programma è offerto da... Amici di Fatti Food, una nuova puntata. Sono in compagnia sempre del professore Bloise e del professore Salatino dell'Istituto Agrario Alberghiero di Corigliano Rossano per una nuova puntata di Fatti Food. Oggi parleremo di... bisogna aspettare, cari amici, bisogna aspettare per scoprirlo. Intanto vi mando subito un'immagine che vi farà pensare molto, ma soprattutto vi riporterà un po' indietro negli anni, vi riporterà nell'antica storia della tradizione culinaria, ma soprattutto, professore Bloise, oggi che cosa parleremo in questa puntata di Fatti Food? Ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a lei, un piacere essere ospite nella vostra trasmissione. Oggi che cosa troviamo? Troviamo la pignata. La pignata. Eccolo questo, qua, guardate che immagini questo, che ci stanno regalando questo contenitore, Saverio Greco. Questo contenitore di terracotta che una volta eravamo abituati a vedere al caminetto le anziane, le persone più mature, di età, diciamo più mature. Adesso abbiamo avvicinato il giovane, allievi giovani della nostra scuola, a questo metodo di cottura, a questo metodo tradizionale, che ha una doppia funzione, quella di poter cucinare in questo contenitore di terracotta che comunque gli conferisce, in questo caso ai ceci, un gusto particolare, perché la terracotta assorbe il calore, ma assorbe anche gli odori che vengono emanati dalla brace e li trasmette di conseguenza ai ceci. Ai ceci. Ne parleremo di tutto questo, sì. Entreremo anche meglio nell'aspetto della, come dire, dell'alimentazione con il professore Salatino, quindi parleremo di tutto questo. Fatemi salutare però la nostra chef resident, io ormai l'ho definita così, Maria Pia. Sì. Come stai, Maria Pia? Tutto bene, datemi Maria Pia, eccola qua, non la vedo, dove sta? Bene. Allora Maria Pia, mi vuoi presentare anche la tua collega, come si chiama? Annalisa Bauleo. Ciao Annalisa. Piacere. Annalisa, tu eri alle maestranze con la pignata, cioè giravi con la famosa cucchiarella, no? In dialetto noi dicevamo sempre a cucchiara, no? Il termine dialettale, sì, era a cucchiara. A volte non si usava solo per girare i ceci, professore Bloise, ma si usava, aveva una doppia valenza, senza dire altro, però senza... ti faceva non solo gustare i ceci, ma anche il rispetto della vita, per non dire altro. Vabbè, un attrezzo educativo. Per ecco, un attrezzo molto educativo. Chi ha provato la cucchiarella, diciamo che non sì. sa. La cucciarella non si scorda mai. Non si scorda mai. Beh, a parte gli scherzi, allora Maria Pia, cosa bolle in quelle pentole? Cosa stiamo preparando? Allora, oggi faremo le lagane con i ceci e poi faremo, visto che siamo nel periodo di carnevale, delle chiacchiere con la farina di ceci. Benissimo. Allora, ti lascio preparare e pregherei la regia, ecco, di tenermene quasi spesso sul inquadrate queste due meravigliose ragazze, perché stanno facendo un ottimo lavoro con la scuola alberghiero e soprattutto stanno lanciando un grande messaggio di cucina salutare, di cucina a chilometro zero, cucina del territorio, e continuiamo a ripeterli fino alla nausea questi termini, perché devono entrare nella testa di qualcuno. Oggi abbiamo avuto fra l'altro una visita inaspettata, proprio sono venuto a trovarci in studio degli imprenditori per capire se realmente facevamo questi programmi dai nostri studi televisivi e se c'erano le opportunità di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, cioè di
come dire, di consulenza tramite la scuola alberghiero, poter dare a questi imprenditori anche attraverso delle opportunità di giovani ragazzi che possono entrare nel mondo del lavoro, e sono lì a testare con mano questa occasione, questa opportunità. Poi se ci saranno le condizioni o meno le decideranno loro nelle sedi opportune, però intanto il nostro messaggio vuol dire che il professore Salatino sta arrivando, e anche bene. Lei ha avuto modo stamattina anche di fare, certo, un colloquio con questo, certo, con un imprenditore, senza dire nomi, certo, sicuramente, certo, però il, certo, messaggio sta arrivando. Noi, a questo punto, noi come scuola siamo più che felici di rendere un servizio al territorio. D'altro canto, il nostro istituto ha proprio questo scopo, cioè formare delle figure professionali che possano praticamente tornare utili nel territorio di provenienza, che è quello di Corigliano Rossano, ma diciamo anche della provincia. Quindi ci ha fatto molto piacere, vuol dire che... Come è stato questo dialogo? Cosa vi siete detti? È stato abbastanza produttivo. A dire il vero, il dialogo... Io sono stato più assistente, diciamo, che perché è il professore Blois che oltre alla professione di insegnante ha anche, diciamo, in famiglia delle attività imprenditoriali nel mondo della ristorazione, e quindi, diciamo, è stato più lui che ha curato questo aspetto. Però devo dire che alla fine chi è venuto se n'è andato abbastanza soddisfatto, con la prospettiva di poter mettere in atto proprio. Voi siete rimasti soddisfatti, insomma, di questa cosa, certo, quest'oggi? Certo, ci ha fatto piacere, perché vuol dire che prima di tutto deve fare piacere a voi, la trasmissione è seguita ed ha un ritorno, un risvolto positivo, sia per la scuola sia per voi che chiaramente realizzate questo prodotto. Bene, allora professore Blois, poi ritorneremo su questo aspetto di questo incontro, o me ne vuole parlare adesso, giusto velocemente, come è stato? Questo è stato un incontro stamattina abbastanza interessante. Intanto devo ringraziare la vostra tenda, la vostra emittente, che ci sta facendo conoscere sul territorio, che non è cosa da poco. Ringraziare il nostro dirigente che ha creato questa sinergia con voi, ringraziare i nostri alunni che sono sempre disponibili e tutto il corpo docente della nostra scuola. E dicevo che è molto importante perché noi come obiettivo scolastico abbiamo quello di avvicinare la nostra scuola al mondo del lavoro, perché noi formiamo giovani, formiamo professioni che poi devono sfociare sul territorio, principalmente sul nostro territorio. E stamattina abbiamo avuto conferma che la vostra trasmissione è seguita, la nostra scuola la stanno attenzionando diversi imprenditori del territorio, e questo a noi ci gratifica molto, ci dà tanta soddisfazione, perché noi vogliamo che i nostri ragazzi si devono radicare sul nostro territorio e devono valorizzare le nostre eccellenze, come diceva lei, le nostre eccellenze. E allora continuiamo a ragionare e a portare avanti questi messaggi di buona cucina salutare. E professore Blois, la prima domanda che le faccio: perché i ceci vengono messi in ammollo e soprattutto perché nella terracotta? Allora, i ceci vengono messi in ammollo per facilitare la cottura, ma non solo per facilitare la cottura, vengono messi in ammollo anche per privarle di alcune sostanze che il ceci, avendo proprio come componente un po' poroso, assorbe comunque, cioè a livello proprio atmosferico, qualche cosina che, stando a mollo nell'acqua, ha la possibilità di scaricare tutto ciò che non appartiene al tessuto. Ecco, Maria Pia in questo momento vediamo dalle immagini che sta facendo. Sta prendendo i ceci dalla pignata che noi abbiamo messo a fuoco, abbiamo fatto cuocere una cottura molto lenta. Stamattina presto, che siete venuti prestissimo. Sì, stamattina presto. Quanto hanno cotto questi ceci? Due ore abbondanti. Quello che è importante è farli cuocere a fuoco lento, a calore moderato, perché il calore deve penetrare all'interno, il cece deve assopire anche parte del liquido di cottura, in questo caso dell'acqua di cottura, che poi dopo viene utilizzata per allungare un pochettino, per rendere più bavoso, più umido
la lagana in questo caso. Professore Salatino, abbiamo qualche curiosità su questo piatto? Cosa vogliamo raccontare ai nostri ospiti? Sì, sì. Lagana e ceci rappresenta un piatto tipico praticamente del nostro territorio. Diciamo che le lagane sono sostanzialmente dei parenti stretti delle tagliatelle, se vogliamo. In molte zone del nostro territorio questo piatto, lagane e ceci, viene preparato il 19 marzo, cioè in occasione della festa di San Giuseppe. Qual è la motivazione? C'è una leggenda un po' curiosa. Praticamente sembra che Dio, dovendo trovare un padre putativo per Gesù, mandò un angelo, praticamente avesse mandato un angelo sulla terra per trovare questo padre putativo. E praticamente tutti gli anziani che andavano da questo angelo avevano quasi tutti un bastone. Ora solo sul bastone di San Giuseppe fiorirono dei fiori di iris e delle piantine di ceci, e praticamente da allora questo piatto viene preparato tradizionalmente proprio il giorno di San Giuseppe. Però ci sono zone in cui il piatto non viene preparato il giorno di San Giuseppe, ma viene preparato in ricorrenza del giorno dei morti, il 2 novembre. Questo perché? Perché nella religione, cioè nei pagani, praticamente, quando dovevano seppellire una persona, praticamente lanciavano delle primizie della terra sulle salme, e in modo particolare lanciavano anche fave, ceci, e proprio per questo motivo si ritiene, diciamo, è entrato poi nell'uso ricorrere a lagane e a ceci il 2 di novembre. Il piatto è stato anche indicato in passato, soprattutto un paio di secoli fa, si parlava di piatto del brigante. Perché piatto del brigante? Perché sembra che i briganti, quando facevano praticamente le loro incursioni, sembra che, diciamo, facessero proprio ingetta di questa pietanza, di queste lagane e ceci. D'altro canto, parliamoci chiaro, erano gli alimenti che più facilmente si potevano reperire nelle case, soprattutto di gente povera, di gente che lavorando molte volte riceveva come paga non denaro, ma riceveva praticamente proprio cereali, legumi, perché una volta si usava praticamente pagare il lavoro anche in questo modo. Io non ricordo, mi sembra di averlo già precisato in una delle trasmissioni, però ne approfitto per dire che involontariamente questa è stata una salvezza, diciamo, per i nostri avi, perché come vedremo, credo, dopo, se parleremo degli aspetti calorici e nutrizionali di questo piatto, in pratica i nostri avi non avevano carne, ma avevano qualcosa di equivalente della carne, anzi qualcosa che oggi i nutrizionisti ritengono addirittura da preferire alla carne, perché piatti e legumi è un piatto unico, tipico della dieta mediterranea, che praticamente salvaguarda però la salute più chiaramente della carne. Grazie professore Salatino, queste pillole di saggezza legate anche alla storia ci fanno veramente bene. Professore Bloise, la preparazione dell'impasto quanto si è evoluta? E si è evoluto tanto, perché questo è un impasto di origine molto antica. Una volta veniva chiamata laganon ai tempi greci, ai tempi romani, e era in uso un metodo di preparazione un po' diverso di quello attuale. Veniva fatto questo impasto di acqua, farina e sale. Le farine allora erano un pochettino più ruvide, perché i mezzi per poter lavorare la farina non erano raffinati come le nuove tecniche che abbiamo a disposizione oggi, quindi era un farinaceo un pochettino più ruvido. Veniva realizzato questo impasto con acqua, farina e sale,
Poi dopo si lasciava riposare per un po' e veniva steso con il mattarello, veniva fatto, realizzato una sfoglia e dopodiché questa sfoglia veniva cotta su delle pietre calde, ardente, e una volta cotta poi dopo si lasciava raffreddare, si tagliava a falde e si condiva con i ceci. La, veniva chiamata laganon, laganon, di origine romana e greca. Adesso questa ricetta si è evoluta, ma non solo a livello nazionale, a livello calabrese, ma si è evoluta anche, se vogliamo, da paese a paese. In Calabria troviamo diversa, su Cosenza hanno una metodologia diversa, su Rogliano ne hanno un altro, sulla zona di Rossano ne hanno un altro. E proprio per questa versalità di queste ricette è importante ed è sempre comunque gustosa. L'impasto, dicevo, deve essere rigorosamente di acqua, sale e farina. È un impasto normale che viene fatto, si fa riposare, dopo si stende con il mattarello e si taglia a piccole falde e viene cotta regolarmente come tutte le altre paste in acqua bollente. Quello che è importante è che prima di scolare la pasta, in questo caso la lagna, è quello di far vedere la ricaduta dell'amido. Come gliela facciamo fare? Prima di scolarlo con qualche mestolo di acqua fredda per far sì che l'amido se ne scende giù, perché già i ceci sono ricchi di amido. Quindi. Fatemi andare velocemente, un'incursione veloce da Maria Pia. Ecco, Maria Pia, cosa stai, a che punto sei? Raccontaci un attimo. Stiamo per scolare la pasta e mantechiamo, invece si sta preparando l'olio per le chiacchiere. Perfetto, quindi fra quanto siamo pronti per vedere il piatto? 5 minuti. Allora, dal punto di vista calorico, alle dosi che vengono normalmente consigliate, il piatto risulta normo calorico. Un piatto che può senza alcun dubbio rientrare fra i piatti unici della dieta mediterranea, idoneo, ideale se vogliamo per una dieta sana ed una dieta sana ed equilibrata. Cosa troviamo in questo piatto? Troviamo innanzitutto dei glucidi complessi, quindi l'amido, che è quello tipico praticamente dei cereali e quello anche dei legumi. E noi sappiamo che i glucidi complessi nella nostra alimentazione devono essere gli zuccheri da preferire. La dieta mediterranea poggia la sua forza, anche e soprattutto sul fatto che i cereali e i legumi la fanno da padrone, perché gli zuccheri complessi richiedono un certo tempo per essere digeriti, quindi non vengono assorbiti subito. E questo fatto non fa innalzare subito la glicemia, per cui la dieta mediterranea appunto si basa principalmente su questi alimenti. Oltre che gli zuccheri complessi, le proteine che ritroviamo sono proteine vegetali, e noi sappiamo che le proteine vegetali sono, quantomeno nell'età adulta, da preferire a quelle di origine animale, per un motivo molto semplice, perché le proteine vegetali sono quelle che i nostri reni poi filtrano meglio e quindi praticamente sono quelle che depurano meglio l'organismo. Poi non vi troviamo colesterolo in questo piatto, ed è una cosa fondamentale, diciamo alla base di una sana alimentazione. Vi troviamo fibre, che fanno parte praticamente, diciamo, di quelle sostanze che vengono consigliate per il benessere dell'apparato gastroenterico. Vi sono chiaramente anche sali minerali, come si vede, quindi un piatto unico, completo, che nella ristorazione moderna trova anche largo impiego, proprio perché molte persone, per motivi, diciamo così, di lavoro, quando pranzano preferiscono un piatto unico, e quindi chiaramente se il piatto è completo, certo, questo diciamo torna di vantaggio dal punto di vista nutrizionale. Ripeto, dal punto di vista calorico chiaramente molto dipende dai dosaggi,
però. Ritorneremo subito da lei, professore Salatino. Velocemente, perché abbiamo 3 minuti per presentare poi subito il piatto. Ma è possibile utilizzare i ceci nella pasticceria, professore Blois? Certamente che è possibile perché i ceci vengono utilizzati, la farina di ceci viene utilizzata in pasticcerie per fare i muffin, per fare i crustoli, cioè per fare in questo periodo, per fare riferimento in questo periodo per le chiacchiere. E noi stamattina i nostri alunni stanno preparando un impasto a base di farine di ceci profumato con delle bucce d'arance, utilizzando la farina di ceci. La farina di ceci perché sono gustosi, sono friabili, sono leggeri, ma nello stesso tempo sono adatti per la celiachia, per le persone intolleranti al glutine. Quindi il dessert con la farina di ceci è nutrizionalmente consigliato per tutti? Può andare bene per tutti, certamente. Chiaramente per i celiaci poi senza alcun dubbio da preferire, visto che non c'è glutine e quindi diciamo non c'è la possibilità per questa sostanza di stimolare la risposta anticorpale che poi arreca danni praticamente all'intestino. Quindi senza alcun dubbio da consigliare a tutte le persone. Bene, allora voi continuate a seguirci con Fatti Food perché questa scuola ha ancora tanto da raccontare nei nostri programmi, ma soprattutto abbiamo tanto ancora da mostrarvi. Io direi che è proprio arrivato il momento di mostrarvi questo meraviglioso piatto che hanno realizzato le ragazze. Ecco, attendiamo il loro ingresso perché serve ancora un minuto, mi dicono dalla regia, e nell'attesa che le ragazze presentano il piatto qui in studio, vi ricordiamo i nostri canali social, Fatti Food, il canale YouTube, Gigi Produzioni, dove trovate caricate anche le puntate e gli orari. Il sabato saremo in onda alle 13 e domenica abbiamo la replica alle 14. Quindi mi raccomando, non perdetevi questi appuntamenti ed ecco qua, signori, tanto per magia, arrivano entrambe le ragazze. Prego, prego, passate pure davanti alla camera, non c'è problema, perché iniziamo dal primo piatto. Io farei guardare sempre i nostri giudici perché loro sono poi bravissimo, bravissimo. Il grande poeta Orazio nei preferiva colori, nell'assemblamento dei colori, ma anche l'umidità dell'agna è eccezionale. Complimenti, bravo. Il grande poeta Orazio, non profeta, poeta Orazio, preferiva praticamente un piatto di lagane e ceci ad un banchetto anche presso l'imperatore Augusto. Invece abbiamo queste meravigliose chiacchiere, perché siamo nel periodo di carnevale, facciamole vedere. Perfetto, sì. Ma che bello. Bello. Complimenti alle nostre ragazze. La forchetta ormai è da tradizione, l'assaggio in diretta del nostro piatto, ma guarda, è dovuto. Che profumi, amici, che profumi. Eccolo qua. Signori, questa è la nostra Fatti Food, a tutti voi, buon appetito!